il tempo di far accomodare tutti gli ospiti. Io introduco, così aspettiamo, ecco, di completare l'arredo del palco, nel dire che questa di oggi è la terza iniziativa che noi facciamo e l'ultima per adesso, che abbiamo programmato nel mese di aprile. Come tema, se ricordate bene, era quello di riannodare i fili con la città, riannodare i fili con gli operatori economici, con gli operatori culturali, con le persone, con le periferie, con tutti i cittadini della nostra città che in questi 4 anni sostanzialmente sono stati lasciati al loro destino. Noi abbiamo svolto un'iniziativa al Circolo Ternino nel mese di aprile e avevamo come tema Circolo Ternino come centro culturale dell'antica Pescara. Voi sapete che quel circolo è stato da noi risistemato, riportato alla vecchia immagine, perché con un referendum fu deciso di ripristinare la vecchia immagine, la vecchia facciata. Dopo 4 anni quel circolo è ancora abbandonato, è ancora chiuso, nessuna iniziativa è stata assunta, è stata presa dall'attuale amministrazione. Così come nessuna iniziativa è stata assunta se non quella di continuare a utilizzarlo in modo a spot pubblicitario l'Aurum. Noi abbiamo svolto l'iniziativa a maggio del mese scorso, che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico, come d'altra parte quella di oggi. Quella di oggi non ha come tema strettamente la cultura. La cultura, diciamo, ha rappresentato il cuore delle 2 iniziative precedenti. Quella di oggi ha come cuore invece la prospettiva, l'innovazione, la creatività, la formazione, lo studio, i ponti, la vicinanza, i popoli del Mediterraneo. Al cuore di ogni della discussione di oggi è il Mediterraneo, come l'Abruzzo, come ponte tra l'Europa e il Mediterraneo. Ecco, noi vogliamo che nell'arco di tempo che da adesso in avanti, per i futuri anni, tutti quanti insieme si lavori per far sì che la nostra regione, la nostra città, siano rimessi al centro di una discussione politica che riveda il rilancio di questa regione, che ne riconosca la sua centralità, oltre che fisica ma anche strategica, in ogni senso, sia rispetto all'Adriatico sia rispetto al Mediterraneo. Avremo come ospiti persone che sono vissute e vivono nel cuore del Mediterraneo, come il sindaco, il presidente della regione Soru, della regione della Sardegna, così come avremo rappresentanti dell'internazionalità della nostra regione, come il cuoco Nico Romito, così come avremo anche come presenza un esperto in autostrade del mare. Voi sapete che con l'inquinamento che avanza, con i processi di trasporto, di integrazione sempre più stringenti, il mare rappresenta una risorsa anche di comunicazione. Ecco, io vedo alle mie spalle che le sedie sono state completate, il mio compito, diciamo, sostanzialmente di introdurvi finisce qua, e chiamo sul palco, ecco, inizio a chiamare sul palco gli invitati, cioè le persone che porteranno un loro contributo. Chiaramente qualcuno si metterà ad un saluto, altri affronteranno il tema a loro riservato. Io spero che l'iniziativa risulterà fattiva di contenuti, voglio dire, ognuno di noi troverà stimolo per il futuro e per l'attività futura che tutti saremo chiamati a svolgere. Io vi ringrazio e allora invito sul palco Marco Alessandrini, ex candidato al Comune di Pescara nella sfortunata stagione di 4 anni fa. Invito l'attuale capogruppo al Comune di Pescara, Moreno Di Pietrantonio, anche bandiere di tante lotte verso l'amministrazione attuale. Invito inoltre Mimmo Grosso, l'invito ad accomodarsi sia Alessandrini che Di Pietrantonio. Invito Mimmo Grosso, il rappresentante della marineria, che tante battaglie sta conducendo e ha condotto negli ultimi 2 o 3 anni sulla vicenda del fiume, della chiusura e di tutto quello che rappresenta per l'economia pescarese il fiume. Eccolo che si avvicina. Invito anche sul palco Bruno Santori, un giovane imprenditore, un giovane purtroppo toccato nella sua attività come nelle altre attività dalla crisi che il fiume sta vivendo con la sua chiusura. Eccolo che si avvicina a noi. Così come si è presente, chiamo sul palco Armando Mancini, che è stato l'assessore che più di ogni altro si è speso per la realizzazione di questo ponte alle nostre spalle. Così come invito l'architetto Siviero, il dottor Siviero, ecco, che è stato il progettista di questo ponte, sempre alle nostre spalle. Così come invito
il presidente emerito della regione Sardegna, nonché presidente Tiscali, il dottor Renato Soru. Ecco, che lo invito a salire insieme all'onorevole Giovanni Legnini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Nico Romiti, ambasciatore dei sapori d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, scuola di regione. Ecco, invito tutti quanti ad accomodarsi sul palco, così possiamo dare inizio alla nostra iniziativa. Ecco, i saluti sotto al palco sono numerosi, abbiamo anche il nuovo assessore al turismo e alla cultura Anduccio del comune di Montesilvano, che ci ha accompagnato anche in una precedente iniziativa, quella che abbiamo svolto al Circo Laternino. Ma mentre l'iniziativa andrà avanti, se riconoscerò tutti quelli che saranno riconosciuti, che hanno un ruolo così istituzionale, ecco, li inviterò a salire e avranno il nostro saluto. A tutti comunque diamo il nostro benvenuto, ci scusiamo non del caldo perché fa sempre piacere, forse abbiamo anticipato un po' troppo l'ora, ma non immaginavamo che oggi entrasse l'estate in un modo così bello, speriamo che continui oltretutto e che sia anche poi la felicità dei nostri operatori economici del mare, perché tempo bello significa anche economia, sviluppo, intrattenimento, gioia, divertimento per i giovani, significa tante cose. Io, se posso, evidentemente forse all'ombra, così iniziamo, possiamo iniziare, anche se non tutti sono sul palco, perché chiaramente voi immaginate, chiaramente abbiamo il sottosegretario della presidenza del Consiglio, il nostro sindaco, che sono oggetto di attenzioni da parte di tanti cittadini per tutta una serie di motivi e di problemi. Ecco, inizio, non mi dilungo, e do la parola immediatamente a Moreno di Pietrantonio, capogruppo al comune di Pescara. Grazie. Grazie. Grazie Camillo. Fa un po' caldo oggi, Ma innanzitutto voglio ringraziare la scuola di regione che ha organizzato questa bellissima iniziativa e soprattutto il nostro Luciano D'Alfonso, che finalmente torna a parlare, ma soprattutto torna a fare. Un ringraziamento e un saluto lo porto a nome mio, ma soprattutto a nome del gruppo del PD del comune di Pescara, dei 10 consiglieri, e c'è un motivo anche legato a tutta questa bella gente che oggi sotto questo sole è arrivata qui per ascoltare. All'indomani del dicembre 2008, che tutti conoscete, il gruppo del PD è andato avanti al comune di Pescara a testa alta e con la schiena dritta, convinti e fiduciosi, convinti di tutto quello che era stato fatto e fiduciosi negli organi inquirenti e giudicanti, perché eravamo fiduciosi noi e oggi siamo ancora tutti qui, siamo andati avanti. Ma che cosa è accaduto nel frattempo? Non è un caso questa location, non ci troviamo qui per caso, questo è il posto sicuramente più identitario di Pescara, il fiume, il mare e il ponte nel mare. E come è andata a finire? Per la prima volta nella storia, credo nazionale, qui c'è un esperto a Finita che mi ha detto che non è mai accaduto, un porto è stato chiuso. E non è stato un caso, noi diciamo tutti che è stato chiuso per l'incapacità, la superficialità di una classe politica che ha amministrato i nostri territori, è una filiera istituzionale incapace, inadeguata, creando dei problemi e delle ripercussioni economiche gravissime per le tante persone che lavorano. I pescatori, gli operatori economici, ma sapete che non c'è più un traghetto con la Croazia da 3 anni, non era mai accaduto dal 1966, è incredibile quello che è accaduto. E sapete che cosa ci dicevano all'inizio? Ma noi che c'entriamo? Che lo dobbiamo fare noi il dragaggio? Così ci dicevano. Ma noi siamo convinti che chi ha la responsabilità di governo ha sempre poi la responsabilità delle cose che accadono. Questa è la nostra filosofia. E il ponte del mare è chiuso oggi, l'hanno aperto, ma insomma dovrebbe essere chiuso, per un'altra assurdità.
mentre si stava facendo questo dragaggio qualcuno è andato a sbattere rovinando alcune parti. Ma di chi è poi la responsabilità? Chi paga tutto questo? E allora, non la voglio fare lunga perché ci sono tante altre persone che devono parlare. Questo ponte rappresenta quella che è stata la nostra filosofia, la nostra idea per questa città e per questa regione. Noi siamo pronti, abbiamo idee, progetti, ma soprattutto abbiamo la passione, il cuore per questa città e per questa regione. E siamo pronti tutti insieme a Luciano D'Alfonso il prossimo anno per ripartire insieme a voi. Grazie. Grazie a Moreno di Pietrantonio, che in due minuti chiaramente non poteva rappresentare tutto quello che stiamo facendo al Consiglio Comunale. Vi invito qualche volta a essere presenti in Consiglio, perché non è che attraverso la stampa si riesce ad avere contezza di tutte le battaglie che stiamo portando avanti. Poi qualcosa dirò anch'io nel mezzo. Invito a parlare, a dire anche a dare il suo piccolo contributo, Marco Alessandrini, candidato sindaco della precedente competizione elettorale. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Ove qualcuno avesse freddo, ci sono dei plaid che sono pronti a essere distribuiti, perché no, adesso a parte le battute, è, io credo, molto simbolico essere qui, non solo per il luogo, per questo ponte che significa tante cose, ma anche dal mio punto di vista per l'orario, un orario certamente non facile nella prima giornata di caldo estivo, ma questa folla che appunto riempie questo spazio mi dà il senso netto, chiaro di cosa significa assumere la responsabilità politica, di cosa significa chiedere la fiducia ai cittadini, di cosa significa chiedere la fiducia ai cittadini in un momento come questo. Noi abbiamo attraversato, stiamo attraversando l'inverno dell'opposizione. L'opposizione è un luogo freddo in cui tuttavia si possono maturare e si devono maturare esperienze e proposte di governo alternative. Noi questo abbiamo fatto e questo continueremo a fare sino alle scadenze prossime che sono dietro l'angolo. Mi viene da dire, il mio intervento naturalmente sarà breve, non so perché mi viene in mente Enzo Tortora che, no, ricordate tutti la sua storia, torna in video dopo una lunga esperienza molto difficile, conclusasi con una assoluzione, e dice dinanzi a una telecamera: dove eravamo rimasti? Ecco, questo dove eravamo rimasti io credo che valga ieri come oggi. Noi abbiamo... Noi siamo consapevoli che chi assume la responsabilità politica è esposto al controllo di legittimità, e chi assume la responsabilità politica in modo serio si sottopone altrettanto seriamente a questo controllo di legittimità, che naturalmente non è mai neutro, lascia strascichi, sofferenze e anche, diciamo, delusioni. Tuttavia, grazie a Dio, esiste una giustizia in questo paese e noi siamo pronti a riproporci come classe dirigente in questi territori. Grazie. Adesso avremo il contributo di una persona che per un attimo, per 5 minuti, vi farà dimenticare un po' il caldo. Ecco, la parola la do a Germano D'Aurelio, meglio conosciuto sotto il nome di Induccio. No, grazie per la... No, vabbè, sono quasi pratico di questi mestieri qua. L'assessore lo faccio da poco. Un abbraccio veramente a tutti, come diceva un amico mio, l'abbraccio circolare, così ci le cagni pure la banca. Posso chiedere una cortesia? Allora, chi è seduto qui davanti? Se si può spostare un pochino. A noi ci piace essere uniti, eh? Uniti saremo liberi, se siamo liberi saremo forti. Come? Uniti saremo forti, se siamo forti saremo... Allora, più avanti, un po' più avanti. Ancora di più così, perché c'è tanta gente che è rimasta fuori da questo ambito di quasi piccola piazza. Anche voi che state in ombra, lo so che venite a soffrire con noi. La lotta è dura, purtroppo. Noi che potevamo vincere sotto l'ombrellone. Allora, si è creato. Vedo pure il mio sindaco e vorrei un applauso al sindaco di Montesimano, tutta la città di Montesimano che mi ha accolto a braccia aperte. Anzi, si è fatto un po' di spazio, dai. Potete. Stranieri, turisti, potete entrare, così stiamo un pochino, veramente, che ci guardiamo un po' più da vicino, più. Dicevo,
Io sono di Pescara, anzi sono di San Silvestro, e volevo fare un piccolo appello che non suoni così da provocazione, siccome sarò trubondo in funzione del fiume. Se st'estate volete divertirvi, venite a Monte Silvano, c'è un assessore che si sta data fa e sicuramente vi offrirà un'estate da favole e da sogno. Grazie, l'applauso spontaneo. Riguardo ai ponti, perché possiamo dire, il ponte, dico solo sta cosa, se uno apre il primo vocabolario, il ponte è un qualcosa che serve per collegare una strada interrotta da un fiume, da un altro, da una vallata, da uno sdirrupo, direbbe il mio compare. Beh, la riflessione è semplicissima: si è tentato di interrompere una strada, ma noi il ponte l'abbiamo fatto da prima, quindi si ricontinua a camminare guardando lontano e guardando l'obiettivo e la meta. Mi taccio perché fa caldo, perché siamo in tanti e tanti amici devono dare il contributo ed il saluto. Mi scuso se ho rovinato un pochino questo pomeriggio, vi voglio bene a tutti, veramente. Ci rivedremo presto in tante piazze e ci divertiremo, giuro. Grazie all'assessore D'Aurelio. Adesso do la parola per rappresentare, per un contributo sui danni per la città di Pescara, che rappresenta la chiusura del fiume dove da 2 anni, a un operatore della marineria che ha saputo tenere insieme in questi anni l'intera categoria e far sì che da Pescara non scomparisse questa importantissima attività economica per loro e per la città. Do la parola a Mimmo Grosso. Buonasera innanzitutto a tutti, io sono un rappresentante della marineria di Pescara e in quest'ultimo periodo, come ben sapete, siamo dovuti restare a terra con un dragaggio infinito, un dragaggio, diciamo così, un problema trattato con molta e troppa superficialità. Siamo riusciti anche a ritornare in mare con dei rischi molto elevati, ma questo, diciamo, fa parte del nostro lavoro. Nonostante tutto, anche dopo il ritorno in mare i problemi seguitano, perché in 11 mesi abbiamo accumulato tanto di quei debiti che non ci sono più zeri per che bastano. Comunque non ci siamo arresi, siamo andati avanti con la nostra programmazione, come dice Luciano D'Alfonso, riannodiamo i fili. Noi come associazione Armatori Pescara adesso abbiamo anche dei progetti per il nostro futuro, come un programma di prevenzione e manutenzione del porto affinché quello che è accaduto non accada più. Stiamo cercando di creare anche un mercato ittico che sia regionale prima e interregionale poi. Cercheremo di creare un centro di trasformazione del nostro prodotto. Cercheremo anche di lavorare con un programma di ecologia del mare per avere le nostre spiagge più pulite, affinché poi anche il turismo in Abruzzo si riaccenda come nei bei tempi. Insomma, noi pescatori, nonostante tutti i guai che abbiamo passato in questi 11 mesi, non è che ci arrendiamo, andiamo avanti, siamo molto fiduciosi per il nostro futuro e per quello che riguarda la città di Pescara e dell'Abruzzo. Certamente vorrei ricordare che è fondamentale poi credere ai nostri progetti, perché oggi il problema più grande che crea dei problemi seri alle famiglie è creare dei posti di lavoro per i nostri figli. Questo è importante e noi con il nostro progetto e con l'aiuto di tutto questo staff cercheremo, ci crederemo con nuove idee per cercare poi di
di creare posti di lavoro per i nostri figli. Ecco, noi pescatori non siamo come qualcuno che ha abbandonato addirittura il nostro porto per evitare che la problematica poi lo affondasse. Noi siamo fiduciosi, ci crediamo ed andiamo avanti. Certamente la grande superficialità in questi 11 mesi ha fatto sì che adesso ancora ci sono oltre 200 famiglie di pescatori che non prendono, non percepiscono più un centesimo del 30 di settembre. Questo ce ne dispiace tanto. Molte persone che si dovevano assumere responsabilità non l'hanno fatto come dovevano e adesso noi stiamo pagando le conseguenze. Ma comunque non fa niente, noi andiamo avanti, siamo fiduciosi, volenterosi di lavoro e, diciamo così, non molleremo mai. Crediamo fortemente nei nostri progetti con l'aiuto di questo staff bellissimo, Enrico Pescaramanzia. L'anno 21 cercheremo di fare qualcosa di buono che ci porti da qualche parte. Grazie. Grazie a Mimmo Grosso. Adesso do la parola a un giovane operatore dell'economia del mare, esperto in trasporti marittimi e anche presidente della Confesercenti Abruzzo, il dottor Bruno Santori. Buonasera, mi era stato chiesto di parlare di porti, quindi trattandosi di un tema molto specifico avevo anche preparato una traccia scritta, però forse non è il caso, però non si può non dar conto di quello che è successo in questa città negli ultimi 2 anni, l'abbiamo sentito cosa è successo dal punto di vista della marineria, del settore della pesca. Ed è probabilmente una cosa forse più evidente. Quello che invece si è percepito di meno, che però vi assicuro è stato altrettanto devastante, è stato quello che abbiamo perso dal punto di vista dei traffici marittimi. Fra pochi giorni saranno 2 anni dal giorno in cui il traghetto che doveva prendere servizio per la Croazia arrivò nel porto di Pescara e, incagliandosi miseramente all'interno del nostro porto, ha determinato la cancellazione definitiva di un collegamento che durava da ben 46 anni nella nostra città. In questi 46 anni più di 1 milione di persone è venuto a Pescara ad imbarcarsi e in questo modo ha conosciuto la nostra città, che altrimenti non è sicuramente fra le mete turistiche preferite. Molte di queste persone ci sono tornate e molte persone hanno deciso di stabilirsi a Pescara. Pescara è sempre stata una città accogliente e aperta sotto questo punto di vista. Questo è uno dei danni più evidenti. Un altro aspetto è rappresentato dalle decine e decine di posti di lavoro e dal fatto che le operazioni di dragaggio che stanno faticosamente andando avanti e che a malapena fino ad oggi sono riusciti a garantire un minimo di agibilità per la flotta, per la nostra flotta peschereccia che continua a operare in condizioni limite, nulla è stato fatto fino ad oggi per quanto riguarda il segmento commerciale e turistico. Vorrei ricordare, o vorrei informare, molti di voi probabilmente non lo sanno, che l'80% dei distributori di carburante di Abruzzo e Molise era rifornito dal porto di Pescara e se in questa regione il carburante costa un po' di più è anche dovuto al fatto che questa merce non può più arrivare via mare ma deve arrivare ogni giorno via terra con dai 30 ai 50 tir che da Falconara ogni mattina vengono in Abruzzo e vengono a rifornire i nostri distributori. Quindi anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale la chiusura del porto è stato uno di quei colpi durissimi dai quali faremo sicuramente difficoltà a riprenderci. Le nostre aziende hanno dovuto buttare a mare anni e anni di storia, di investimenti sul personale. Ripeto, a oggi non ci sono prospettive di ripresa. Questo tema del dragaggio, così come gli altri temi anche più importanti, il nuovo piano regolatore portuale che fatica ad andare avanti, sono bloccati da un ostacolo di carattere immateriale che è l'assenza di cultura marittima della nostra regione. Quando parlo di cultura marittima intendo la consapevolezza delle risorse, delle opportunità e del beneficio che è di tipo economico-sociale che i trasporti marittimi possono dare a un determinato territorio. Questo tipo di cultura specifica è desolatamente assente nella nostra regione.
Uno dei compiti della prossima amministrazione regionale sarà quello di affrontare in maniera organica e strutturale il tema della portualità in Abruzzo. Abbiamo 3 piccoli porti che da soli non riescono a soddisfare tutte le esigenze di traffico. Metterli a sistema, specializzarli, farli interagire fra di loro sarà sicuramente il compito della prossima amministrazione regionale. Si può fare attraverso la creazione di un'agenzia portuale? Non lo so, i contenitori sono tutti buoni, il problema è cosa ci mettiamo dentro. Se dentro ci dobbiamo mettere gli stessi saperi, le stesse conoscenze, le stesse abilità che abbiamo avuto fino ad oggi ad occuparsi dei porti, allora la portualità regionale non ha nessun futuro. Quindi io faccio oggi un appello a uno dei possibili candidati alla guida della nostra regione, ma questo appello vale per tutti gli schieramenti politici. Il tema dei porti in questa regione deve tornare ad essere un tema centrale, perché con l'esaurirsi dei mercati domestici e con la crisi strutturale della nostra economia, le uniche opportunità per la nostra regione si aprono verso est, verso i Balcani. E invece qua sembra che la nostra regione, da questo punto di vista, abbia completamente smarrito la bussola dello sviluppo. Non mi resta altro da dire, io spero appunto che la questione portuale diventi una delle priorità e se mi sbaglio prego il dottor Affinita, che è uno dei massimi esperti nazionali in tema di portualità e di logistica, di smentirmi durante il suo intervento. Grazie. Grazie a Bruno Santori che ci ha introdotto al tema dell'acqua e del mare. Alla seconda parte, diciamo, della nostra iniziativa, per introdurla questi aspetti, questi argomenti, non posso che dare la parola ad Armando Mancini, che come assessore ai lavori pubblici fu l'assessore che seguì i lavori per la realizzazione del Ponte del Mare, che è diventato in questi anni poi il simbolo della nostra città. Grazie, buongiorno a tutti. Sono passati 4 anni da quando questo ponte fu inaugurato. In questi 4 anni questo ponte è diventata, se non l'espressione della città, l'immagine della città, sicuramente l'immagine della città del 2000. E io ho ancora nella testa e nelle orecchie le critiche, è troppo alto. È troppo, ha una pendenza troppo elevata, il 6 e il 7%, che è la pendenza della strada della Madonna di Via del Santuario. Le stesse persone che poi, quando la draga ci è andata a sbattere, hanno detto che il ponte era troppo basso ed era troppo pericoloso e bisognava farlo più alto. Come se si potessero fare le strade in discesa o in salita, come qualcuno a suo tempo proponeva. La realtà è che questo ponte è stata l'espressione della capacità di un gruppo e di Luciano D'Alfonso di portare avanti le idee e farle diventare concretezza. Concretezza è un nome che per molti vecchi evoca o qualche cosa di particolare, specie per Luciano. La concretezza vuol dire tradurre gli impegni in fatti, e questo è stato fatto a Pescara negli anni dell'amministrazione D'Alfonso. Questo è quello che è venuto a mancare, che manca adesso. Purtroppo questo manca anche in Abruzzo. L'Abruzzo è in una situazione di difficoltà, di crisi, ma ci sono i presupposti perché si esca da questa situazione di difficoltà e di crisi. Non sarà facile, non saranno sicuramente anche qua strade in discesa, ma ci sono gli uomini, ci sono i programmi, ci sono le sinergie, le capacità di lavorare assieme che possono far sì che Pescara, l'Abruzzo, tornino a essere quello che sono stato prima, quello che è stato prima Pescara, quello che è stato prima l'Abruzzo, un punto di riferimento nell'Italia centro-meridionale, qualche cosa che facesse vedere come si possa non piangersi addosso e lavorare tutti quanti per la nostra città e per la nostra regione. E sono passati 4 anni,
noi siamo di nuovo qui, noi siamo ancora qui e questo vuol dire sicuramente qualcosa. Grazie Armando, che lo ricordiamo volentieri non soltanto per il Ponte del Mare ma per tutte le opere che in quei famosi 5-6 anni hanno visto cambiare Pescara. Do la parola adesso al professor Siviero Enzo, che è stato il progettista, diciamo, ha seguito tutta la fase realizzativa del ponte, che non disdegna mai un nostro invito e partecipa sempre a tutte le iniziative che noi svolgiamo a Pescara. Grazie professor. Grazie, grazie di questo invito. E certo, la fatica quando si fanno delle cose belle si supera immediatamente, e il calore che si sente qui non è solamente perché abbiamo una temperatura elevata, ma perché le persone palpitano, perché ci sono i cuori che pulsano, perché c'è un modo di affrontare la vita che guarda avanti, come si dice qui, gettare ponti. Io aggiungerei guardare oltre la contingenza, cercare di avere ancora un momento la speranza, ricordare che qualche anno fa, proprio in questa posizione, era un freddo tremendo, ce lo ricordiamo tutti, siamo riusciti quasi a congelarci e in pochi minuti miei e più di qualche minuto invece del nostro amico eroe Luciano D'Alfonso, si è dato lo spunto per gettare questo ponte, che in realtà sono due ponti, come voi ben sapete. Sono due ponti perché hanno anche un doppio significato. Il significato è quello di essere se stessi fino in fondo e di trasmettere un'immagine della città di Pescara straordinaria. Io ieri mattina ho iniziato la mia conferenza, non vi dico dove, ma è un bel posto anche quello, come qui, e ho parlato del Ponte del Mare. Ho parlato del Ponte del Mare come simbolo di trasformazione di una città, come fatto che ha modificato l'atteggiamento mentale. Se adesso sul Ponte del Mare si va per una passeggiata, se i nonni vanno con i nipotini, se i fidanzati vanno a darsi un bacio in mezzo al ponte, beh, io credo che questo sia un significato che va al di là dell'operatività diretta di questo straordinario manufatto, che vi posso assicurare è il più bel ponte che abbiamo in questo momento in Italia. E quando qualche tempo fa, non molto, Luciano D'Alfonso mi telefona, ero per un altro convegno dove ancora ho parlato del Ponte del Mare, oltre che del ponte di Calatrava Venezia, che ho collaudato, e di un altro bellissimo ponte che sta in Portogallo, e mi ha fatto vedere quelle immagini tremende di qualcuno che incautamente gli è andato addosso. Beh, al primo momento era uno sgomento. Che è successo? Beh, è successo che naturalmente è partito un pezzettino di rete, però a vedere le foto ho detto, beh, insomma, tutto sommato sto ponte ha resistito bene, come Luciano ha resistito a tutti i colpi che in questi anni gli sono stati dati. E io tifo per lui non tanto per l'appartenenza, che non mi compete, ma quanto per il modo di lavorare, per l'entusiasmo che riesce a trasmettere, per la capacità che ha di raccogliere attorno a sé tante persone. Io sono un esempio, sono venuto via, ero a Capri. Ho esitato quel tanto che bastava per farmi dire, perché sono un pochino, come dire, anche Benitosetto, gli ha scritto: no, tu devi venire perché sei l'anima di questo ponte. No, non sono l'anima di questo ponte, ma certamente sono un grande promotore culturale dei ponti, visto che li faccio, e spero che tra un po' di tempo ci sarà anche il secondo ponte, così come ho detto già più volte e l'ho anche scritto, Pescara sarà citata come la città dei due ponti. Grazie di tutto e grazie del calore che trasmettete a tutti noi, e siamo qua a resistere fino in fondo, perché così dobbiamo fare. Grazie. Grazie al professor Siviero, che passa con grande disinvoltura dal freddo al caldo, come lui ha detto. Avete visto che sul palco sono salite altre persone, altri
diciamo, rappresentanti sia della politica abruzzese molto ma molto vicino a noi, che molto hanno dato. Ecco, io li voglio nominare per chi non dovesse conoscere, ma non penso che non ci sia problemi. Ecco, forse per il nuovo presidente della regione Molise, ecco, ce l'abbiamo seduto, Paolo Frattura, se non sbaglio. Paolo Di Lauro Frattura, scusi l'inciampo. Poi dall'altra parte ho il neo sindaco di Sulmona, che applaudiamo, Peppino Ranalli. Così come abbiamo l'onorevole Giovanni Lolli proprio alle mie spalle, l'onorevole Ginoble e l'onorevole Dincecco di Pescara. Ecco, sono altre persone che sono venute a testimoniare la loro vicinanza. Dopo l'intervento del professor Siviero, non posso che dare la parola al dottor Tommaso Affinita, come rappresentante e presidente della rete autostradale del mare, proprio per quel ragionamento che facevamo all'inizio. Oggi sempre più il mare deve essere vissuto come una risorsa per l'economia, come uno sviluppo, per lo sviluppo ecocompatibile delle società, delle nazioni. Prego, dottor. Buonasera a tutti. Sono tornata molto volentieri dopo qualche anno in questa vostra bellissima città, raccogliendo l'invito di Luciano, che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa. Lui era sindaco di Pescara, io ero presidente del porto di Bari, dell'autorità portuale di Bari. Eravamo accomunati dall'idea di fare qualcosa per quanto riguarda lo sviluppo della portualità, della logistica nell'Adriatico. L'interruzione traumatica, assolutamente immeritata, della vicenda amministrativa di Luciano, poi un po' interrotto i nostri discorsi, ma ci siamo ritrovati a Roma, ha avuto l'amabilità di venirmi a trovare, abbiamo ancora una volta ragionato nella prospettiva che io spero e sono sicuro si realizzerà della sua responsabilità a questo punto a livello regionale, che ci consentirà allora di pensare non soltanto al porto di Pescara. Trovo scandaloso, non sapevo, non avevo seguito questa vicenda della chiusura del porto, dell'escavo che non viene realizzato da nessuno. È semplicemente una vicenda paradossale delle tante del nostro paese, ma è emblematica dell'incuria complessiva. Non voglio attribuire responsabilità per quel che accade. Allora, ragionare con Luciano, l'abbiamo fatto in questi minuti oggi quando sono arrivato da Roma, su quello che si può fare molto. L'ha detto molto bene il vostro concittadino, l'operatore che mi ha portuale, che mi ha preceduto, non soltanto per il porto di Pescara, ma immaginare una piattaforma logistica, quindi non soltanto portuale abruzzese, che faccia leva certamente sul porto di Pescara, di Ortona, di Giulianova, sull'interporto di Manopello, sulle modalità di trasporto che avete, che arricchiscono questa regione, l'autostrada che passa alle nostre spalle, la linea ferroviaria adriatica. Si può allora lavorare per proporre una piattaforma logistica regionale che si misuri su quello che sta accadendo nell'Adriatico. Il corridoio adriatico, che per molti anni è stato pretermesso, è stato trascurato in qualche modo rispetto al Tirreno, sta acquistando una nuova centralità. Voi dovete sapere, molti di voi che si occupano di queste cose lo sanno, il Mediterraneo è attraversato da flussi di merci importanti che attraverso il canale di Suez arrivano dall'East Asia, dall'India, dalla Cina, da questi grandi giganti economici che abbiamo cominciato a conoscere, che ormai dominano l'economia mondiale. Ebbene, questi traffici attualmente nella gran parte si dirigono verso i porti del nord Europa. Guardate che paradosso, bypassano l'Italia, questa penisola, questa logistica, penisola logistica proiettata nel Mediterraneo, e trovano la loro convenienza ad andare ad Amsterdam, a Rotterdam, ad Anversa, ad Amburgo, bypassando l'Italia. Questo non deve accadere più. Il nostro paese, la nostra piattaforma portuale e logistica deve poter intercettare almeno una parte di questi traffici che attraverso Gibilterra vanno verso il nord Europa. E l'Adriatico ha un ruolo importantissimo, è la porta di accesso meridionale ai mercati del nord Europa.
quelle merci di cui vi parlavo e le altre che interessano il Mar Nero, i Balcani, cioè qui di fronte, possono sicuramente passare attraverso il corridoio adriatico, andare verso la portualità del nord adriatico, ma riguardare anche la portualità del medio adriatico, e quindi quella piattaforma logistica, dicevo, regionale abruzzese sulla quale si deve lavorare. Io sono d'accordo anche su una considerazione fatta prima dall'amico operatore del vostro porto: bisogna che Luciano, io lo auguro ovviamente da neopresidente della regione Abruzzo, pensi a un'autorità logistica di trasporti, e non soltanto di trasporti, ma appunto logistica della regione, e con questo strumento, uno strumento di coordinamento complessivo di tutte le modalità di trasporto, si può sicuramente ragionare. Io oggi gliel'ho detto in privato, voglio ripeterlo qui in pubblico per quel poco che mi compete, adesso non mi occupo più direttamente di portualità ma di autostrade del mare, qualcuno l'avrà sentito, cioè questa modalità di trasporto alternativa rispetto al trasporto su gomma che ha intasato, ha inquinato, ha rovinato in qualche modo il nostro paese, che rimane per l'80% ancora la modalità preminente dal punto di vista delle merci. Noi dobbiamo riequilibrarla, portare le merci sul mare, evitare l'inquinamento atmosferico, decongestionare le nostre strade, ridurre la sinistrosità. Quante volte da privati cittadini andiamo con le nostre macchinette e ci vediamo questi tir, per carità, fanno il loro lavoro e non voglio demonizzarli, ma quanti incidenti, quanti sinistri stradali sono determinati dal sovraffollamento di questi grandi mezzi commerciali sulle nostre strade. Le autostrade del mare sono un'alternativa ecologicamente più accettabile, con minori consumi, hanno sicuramente una prospettiva. Sul Tirreno ne abbiamo sviluppate veramente tante, da Civitavecchia, da Livorno, da Salerno, verrà più tardi, credo e spero, il neo viceministro, ma sindaco di Salerno, con cui abbiamo lavorato a progetti importanti per quel porto. Queste autostrade del mare vanno verso Valencia, Barcellona, Marsiglia e così via. Ecco, noi dobbiamo creare qualcosa del genere che abbia faccia capo alla portualità abruzzese, parta da Pescara, quella linea che dopo 45 anni mi si stringe il cuore a sentire queste cose, è stata sorpresa perché ovviamente il traghetto si incagliava nel vostro porto per incuria per quanto riguarda i fondali. I Balcani sono qui di fronte, i Balcani stanno conoscendo un grande sviluppo, la Slovenia, la Croazia, l'Albania sono paesi in crescita economica che aspettano un ruolo, una partecipazione, una corresponsabilità da parte del nostro paese. E quale veicolo migliore se non quello marittimo? Non possiamo certo arrivarci con la ferrovia, tantomeno con i camion passando attraverso la strada. Quindi collegamenti marittimi che facendo capo, autostrade del mare, che facendo capo una piattaforma portuale e logistica della vostra regione possano proiettarsi verso i Balcani. Io sono veramente a disposizione, l'ho detto a Luciano, spero che dalla primavera prossima possiamo immaginare dei progetti comuni, ho detto che possono essere anche tramite di finanziamenti comunitari. Noi come RAM è una società pubblica posseduta integralmente dal Ministero dell'Economia, ci occupiamo appunto di fare progetti comunitari per le autostrade del mare. Abbiamo vinto una serie di gare per 20-30 milioni di euro, di gare di progettazione, di programmazione, di nuove iniziative per quanto riguarda l'autostrada del mare. Sono veramente a disposizione di Luciano, ma mi permetto di dire della città e della vostra regione, per immaginare progetti congiunti, per fare insieme qualche cosa, proporle alle gare comunitarie, cercare di attivare anche canali di finanziamento e far decollare questo sistema di trasporti e, ripeto, di logistica abruzzese, che a mio giudizio, ve lo dico non per piaggeria, per la vostra presenza, perché sono ospite della vostra città o per far piacere a Luciano, ma oggettivamente vi posso dire, con il minimo di esperienza che ho di questo settore, di questo comparto, ci sono tutte le potenzialità per far decollare questa piattaforma logistica e immaginate offrire occasioni di lavoro ai tanti giovani, immagino che anche nella vostra regione hanno difficoltà a trovare un'occasione di lavoro. Lavorare nella logistica significa lavorare su una versante di frontiera, cioè su un'attività che è fondamentale per lo sviluppo economico. Io, per quanto mi riguarda, do l'assoluto impegno e lo dico a Luciano di poter lavorare insieme a voi per sviluppare qualcosa di interessante per la vostra regione. Grazie.
la presenza di tante persone importanti nella progettazione, nelle esperienze del mare, dei porti, fa sì che noi dobbiamo dare la parola per due minuti per un saluto al professor Massimo Guarascio, vicepresidente della rete mediterranea della scuola di ingegneria. Tutto questo per dimostrare l'interesse che Pescara l'Abruzzo riveste, inizia a rivestire, ecco, per questa comunità di intellettuali e di grandi professionisti. Grazie. Prego. Buon pomeriggio. Ecco, ho sentito questi interventi che sono conclusi, che hanno parlato delle relazioni, dei trasporti, della mobilità sul mare, dell'aprirsi sul mare. Ecco, l'idea che sta dietro la rete mediterranea della Facoltà di Ingegneria è proprio questo, cioè la necessità di collegare a rete, a sistema, con dei ponti ideali, perché la rete vuol dire un sistema di ponti per collegamenti multipli tra diverse collettività, per lo scambio delle idee, soprattutto delle idee, dell'esperienza, per accettarsi. Ecco, Pescara con questo simbolo, questo ponte, che è un ponte sul mare, ma è un ponte per le persone, e quindi e io sono venuto volentieri e sono felice di essere venuto proprio perché qui trovo lo spirito che, secondo me, questo è un suggerimento ma un auspicio, di coinvolgere le risorse umane, gli intellettuali, quelle degli studenti dell'università, diciamo stimolare una rete di relazioni, così come bisognerà fare per i trasporti marittimi, per i trasporti delle persone, per lo scambio, la visita turistica e culturale. Lo stesso bisogna farlo virtualmente per le idee, per le persone, per condividere le idee, le soluzioni, avere più forza nel diciamo risolvere, avere la forza e il coraggio di risolvere problemi, come non con diciamo la mancanza di coraggio, di idee, di cultura e di responsabilità, come abbiamo sentito stamattina, per problemi che sono il simbolo, diciamo, proprio della mancanza di questo. Questa è una testimonianza e spero di poter collaborare con anche il contributo delle università dell'Abruzzo diciamo, rispetto alle autostrade del mare, le autostrade virtuali delle persone, il ponte est-ovest passa per qui. Grazie. Grazie, passiamo a un'altra fase, a quella, diciamo, della rappresentazione più politica. E prima di introdurre il neo presidente della regione Molise, voglio ringraziare della presenza l'onorevole Melilla, l'onorevole Mascitelli, il sindaco di Penne, il sindaco di Francavilla, il sindaco di Montesilvano. Non so se è dimenticato qualcuno, il sindaco di Sulmone, qualcuno adesso parlerà, il sindaco di Sportore, mi suggerisce chiaramente Luciano D'Alfonso, che ha più modo di me di conoscerli tutti quanti. Ecco, proprio per far sì che incominciamo a tirarci un po' su, dico politicamente, do la parola anche al neo presidente della regione Molise, Paolo Di Laura Frattura. Stavolta non ho sbagliato. Frattura. Non ho sbagliato. Bravissimo Paolo. Innanzitutto grazie, e grazie a te Luciano. Io gli voglio molto bene a Paolo, perché 30 mesi l'ho visto all'opera e ha vinto contro tutti. No, rimani qua. Sono diversi gli spunti oggi. Sono diversi. Pensavo di parlare di mare, di opportunità, di porto, di parlare di infrastrutture, di parlare di sviluppo, di parlare di collaborazione tra diverse regioni. Però la prima cosa, penso, tanti amici che supportano un nuovo percorso per questa regione, penso diventi l'elemento prioritario di questa manifestazione. Allora, innanzitutto un in bocca al lupo di cuore, un in bocca al lupo a Luciano D'Alfonso, un in bocca al lupo al centro-sinistra, un in bocca al lupo all'Abruzzo.
perché si possa tornare a fare politica così come abbiamo visto in questo breve percorso fatto a piedi, con tanti sorrisi di speranza, di voglia di tornare a fare la politica della verità, la politica dei fatti concreti, la politica delle costruzioni, la politica delle promozioni, la politica delle relazioni e soprattutto la politica di eccellenza. Quindi un in bocca al lupo di cuore, perché presto si possa tornare, nel rispetto dell'autonomia reciproca, di Abruzzo e Molise, che insieme alle Marche mettano a fattor comune una serie di infrastrutture per la crescita di questa fascia centrale del nostro fantastico paese, tenendo presente che partiamo dal mare, dalle infrastrutture e da un tratto di costa che può significare il vero unico corridoio verso Bruxelles dell'est Europa. Se proviamo a volare alto, sono convinto che malgrado la crisi, malgrado la voglia di piangersi addosso, si possa dimostrare che in questa fascia di questo paese veramente non manca nulla per marcare una differenza fondamentale rispetto a politiche esageratamente miopi del passato. Io non vado oltre, gli ospiti sono tantissimi, devo dire che abbiamo dato con questo clima una prova d'affetto a Luciano straordinaria a tutti noi, veramente eccezionale, e mi auguro che il sole di questa serata caratterizzi i giorni che ci separano dalla prossima tornata elettorale con un fantastico in bocca al lupo e un superiore Lucianone alla guida della regione Abruzzo. In bocca al lupo. Grazie al Presidente, do la parola per un breve saluto adesso al Sindaco Ranalli, Sindaco di Sulmona, neoeletto Sindaco di Sulmona, grazie. Buonasera a tutti, amiche e amici, vi ringrazio per l'opportunità che ho questa sera di dire due parole. Gettare ponti, guardare avanti, veniamo fuori da 9 mesi di campagna elettorale dove abbiamo ripreso la guida di una città importante che è quella di Sulmona. Io vi porto i saluti di tutti i miei concittadini, ma dico a Luciano che bisogna cambiare passo, bisogna cambiare registro, perché penso che le nostre città sono state dimenticate in questi ultimi anni. Non è stato fatto un lavoro di messa a rete, a sistema delle nostre opportunità, di questo splendido mare, delle zone interne di cui Sulmona può rappresentare il centro, ma soprattutto anche delle zone, nostre zone di montagne. E per questo motivo lancio oggi un'idea, lancio un ponte come quello che abbiamo lanciato in campagna elettorale con i nostri concittadini. Il primo: riparlare con le persone, riparlare con l'Abruzzo, perché l'Abruzzo ha delle grosse potenzialità e questa è una porta che apre queste potenzialità ad altri paesi e può essere fonte anche di grandi finanziamenti di infrastrutture. Lancio una proposta che è quella di rete nei centri storici. Sulmona può essere un centro storico di questa grande città nel momento in cui serve per rafforzare la nostra proposta turistica a tutte quelle persone che vengono qui in Abruzzo, ma soprattutto bisogna condividere, Luciano, una politica dei collegamenti, una politica dei trasporti, perché troppo spesso questa politica è stata trascurata. Penso al grande asse che va da Pescara verso Roma o gli altri collegamenti verso l'Aquila o verso l'Alto Sangro, con la chiusura di una linea che era quella da Sulmona Carpinone, che lega alcuni territori importanti che sono rimasti isolati dal resto di Abruzzo, e nessuno si è preoccupato di queste problematiche. E per cui, Luciano, ti lancio un invito forte a lavorare immediatamente su un discorso programmatico, perché la differenza in questo momento, nella politica di questo momento, oltre agli uomini la fanno i programmi, e quindi bisogna presentarsi con idee chiare, idee precise e anche con qualche piccolo sogno, cioè di portare questo nostro Abruzzo che guardi un pochettino più alto, che si apre ad altre realtà italiane ed europee. E penso che questa location, è vero, oggi siamo qui sotto al sole, al caldo, tanti cittadini,
stanno solo lì al mare a fare il bagno. Io penso che noi dobbiamo riportare l'attenzione di quelle persone ai problemi che ha il nostro Abruzzo, che hanno le nostre città, e quindi questo lavoro di rete penso che sia fondamentale per dotare una struttura importante a questo nostro paese, al fine di riportarlo competitivo e quindi di creare anche delle occasioni e opportunità di lavoro. Per cui ti ringrazio Luciano e ti do in bocca al lupo per questo grosso momento, questa grossa campagna elettorale, che sia forte nei programmi e forte nelle idee. Grazie. Ringrazio il sindaco, adesso passo il testimone al sindaco Luciano D'Alfonso, che introdurrà i successivi ospiti. Grazie. Volevo presentare io sia Renato Soru che Nico Romito che Giovanni Legnini, perché vi devo spiegare come mai abbiamo messo insieme questa bella espressione di intelligenza e di disponibilità. Sono molto contento di poter dire che sono venuti tutti quelli che sono venuti, hanno parlato tutti quelli che hanno parlato. Una grande stretta di mano ancora a Paolo Di Laura Frattura. Ha guadagnato il governo di quella regione mettendo insieme cuore e cervello, e con lui faremo un lungo pezzo di strada insieme a favore dei diritti di questa comunità dell'Abruzzo, del Molise e anche delle Marche. Però voglio dare la parola io a Renato Soru, che è la seconda volta che accetta un nostro invito. Renato Soru non ha tra i suoi natali genitori un cognome da ambasciatore, viene da una famiglia molto umile della Sardegna, è stato un eccellente presidente di regione della Sardegna, e non è stato eccellente perché se l'è detto lui, perché magari è più pettinato degli altri, è stato eccellente perché ha fatto norme, ha organizzato legislazione, ha stabilito protagonismo istituzionale di qualità. Renato Soru, che è un imprenditore di successo, avendo scommesso sull'innovazione, sulla conoscenza puntuale dei punti di forza di quella regione e di ciò che il cervello umano ha saputo inventare. Quindi adesso la parola a Renato Soru, poi a Nico Romito, anche lui figlio delle nostre famiglie, che attraverso la riscoperta dei sapori, della bravura della nostra cucina, attraverso l'attitudine ad ascoltare la nostra identità, le nostre tradizioni, la forza anche della nostra cultura e la bellezza dei nostri paesaggi, ha organizzato un prodotto che ci sarà fondamentale per fare attrattiva turistica. Io penso che lui non sia soltanto un operatore economico, lui è fondativamente un ambasciatore dell'Abruzzo quanto ai sapori, cioè quanto a ciò che è irripetibile per un territorio. Lui ha costruito la irripetibilità di questo territorio, ecco perché lo vogliamo qui a dare il suo contributo. E poi Giovanni Legnini. Io spero di poter fare qualche comizio per una sua prossima campagna elettorale, perché rappresenta la testimonianza dell'impegno, di un modo di fare che, se è continuo, se non conosce posa, se non conosce vizio, se non conosce intermittenza, alla fine la democrazia ti dota anche dei poteri. Io dentro di me ho qualche passione per la storia, l'ho paragonato all'onorevole Angelone. Angelone, per questa bellissima città di Sulmona, ha dato per la sua memoria la denominazione ad una strada, è la strada che porta alla comunità montana di Sulmona. Ma questo per i bambini di Sulmona, che magari non hanno fatto ancora tempo a studiare la storia, per i bambini dico, sindaco, ma per coloro i quali vivono a Sulmona, sono di quella bella montagna lì che Sulmona custodisce con il fascino delle sue mura, della sua storia, con l'intuizione di Federico II, l'onorevole Angelone è un battagliero parlamentare che, facendo il lavoro in Parlamento, non le denunce penali, ma il lavoro in Parlamento, ha fatto sì che l'Abruzzo nell'Ottocento conoscesse la prima stagione di ferroviarizzazione,
cioè le uniche ferrovie che noi abbiamo, che da Pescara entrano verso l'entroterra e toccano Roma, sono il frutto di quel parlamentare. Anche lui, questo parlamentare, senza avere famigli alle spalle, ma solo con il suo lavoro. E Colegnini mi fa pensare a questa cifra, a questo paradigma di parlamentare. Si è guadagnato con la fatica questa responsabilità di sottosegretario, rappresentando naturalmente il lavoro di una squadra, della quale fa parte Vittoria Di Cecco, Tommaso Ginoble, della quale ha fatto parte come una punta di diamante l'onorevole Giovanni Lolli, che voglio ringraziare e che poi darà anche un contributo, al quale gli chiederò di darmi una grande mano per fare in modo che si arrotondi anche la difficoltà che c'è nella comunità politica. La comunità politica deve riprendere ad essere una comunità di persone amichevoli, che magari fanno combattimento nell'elaborazione, però poi devono tenersi per mano, un po' come nell'esperienza dei bambini del girotondo. Ma tornando a Giovanni Legnini, Giovanni, io mi auguro che questa tua esperienza di sottosegretario alla presidenza duri, e poi mi auguro che non cessi questa esperienza. Mi auguro che l'Abruzzo non conosca mai più questa dannazione che sempre tutto ricominci da zero. Mi auguro che ci sia passaggi di testimone come esperienza, perché noi abbiamo bisogno, essendone pochi come presenze in vita in Abruzzo, avendo una regione che se non viene aiutata dalla politica, dall'ideazione, dalla creatività, dalla qualità delle decisioni, dall'assunzione di responsabilità, questa è una regione che non si salva. Siamo 100.000 senza reddito. Ecco perché c'è bisogno che la politica si assuma responsabilità. In natura non esistono soluzioni, la politica deve portare le soluzioni. Ecco perché con questo ardore, con questa motivazione, con questo convincimento saluto tutti voi, poi parlerò, mi prendo 10 minuti, presento l'intervento di questi speciali amici, ringrazio i sindaci venuti, davvero li abbraccio tutti, quelli che sono qui, che parleranno, quelli che non parlano, ma che daranno un contributo importante nel corso di questi mesi. Abbraccio i parlamentari presenti, i dirigenti degli altri partiti. Giovanni, la parola a te. Era il presidente Sorghi. E il sole. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui seduti e per sopportare la fatica di questo pomeriggio, e naturalmente ringrazio Luciano D'Alfonso per avermi invitato a stare con lui, con la sua famiglia, insieme a voi questo pomeriggio. Lo ringrazio anche per le parole affettuose che ha avuto, immagino che l'abbia fatto anche perché pensa che ho fatto un po' di fatica in più ad arrivare da Cagliari, ma in realtà sono venuto volentieri, anche se non avevo ben capito quale sarebbe stata la situazione, il tipo di incontro che avremmo dovuto fare e quindi anche le parole che mi sarebbe toccate da dire. Capisco invece che siamo in un momento importante di cambiamento per l'Abruzzo e per la città di Pescara. In tanti ci auguriamo che un cambiamento inizi in altri luoghi d'Italia, in Italia e nel paese intero. Mentre venivamo, qualcuno mi ha chiesto, ma questa sua esperienza un po' in politica, un po' in impresa, nell'impresa, l'ha richiamato anche Luciano D'Alfonso, che effettivamente sono esperienze diverse, però l'esperienza in politica è 10 volte più difficile, forse 100, molto più impegnativa, ma anche capace di dare molti dispiaceri, molte sofferenze, ma anche molta più gioia, molto più animo, molta maggiore soddisfazione. Insomma, la politica, che vuol dire stare insieme per progettare meglio il nostro bene comune, gli interessi comuni, è un modo giusto e nobile in cui spendere una parte della propria vita. Il luogo dove siamo, ci pensavo mentre sentivo gli interventi orgogliosi dei progettisti, dell'assessore, di Luciano, di tutti quanti, sotto questo ponte, mi dice che quanto può essere semplice il progetto di una regione,
e quanto sia già delineato nel luogo in cui siamo, nelle cose che abbiamo sentito e nel il titolo che ci è stato dato a questa conversazione. Questo ponte, e mi congratulo ancora perché non capita a tutti gli amministratori di lasciare il segno in questa maniera, di lasciarlo in maniera così netta, con un oggetto che servirà alle future generazioni, che si dimenticheranno di loro e non si dimenticheranno di fare una passeggiata lì e non si dimenticheranno di darsi un appuntamento e di vivere un momento bello della propria vita insieme a tanti altri. Questo ponte mi dice che la politica non è solamente il luogo in cui si spreca il denaro, è anche il luogo invece in cui il denaro può essere utilizzato con attenzione fino all'ultimo euro per realizzare delle opere come queste, dall'inizio fino alla fine, e possono essere... Bravo. E possono essere per l'oggi e per il futuro, e possono essere belle come è bello questo, e aggiungere un senso di bellezza alle cose che facciamo. Possono essere in armonia con l'ambiente, col paesaggio, possono persino aiutarlo a interpretare l'ambiente, a migliorarlo per le cose che serve. Ci dice quindi che nel progetto di un Abruzzo del futuro ci sarà un'attività della politica che guarda le cose che servono ai cittadini, alle strade, alle reti, a una cittadinanza senza barriere, con la possibilità appunto di stare insieme in maniera efficiente, in maniera... contribuendo alla bellezza del paesaggio e contribuendo al miglioramento della natura e alla salvaguardia della natura. In una regione che mi è stato ricordato stamattina, viene considerata un po' comunque il cuore verde dell'Europa, avendo quasi il 50% delle aree destinate a parco del suo territorio. È stato ricordato, interpretando bene quello che vedo scritto lì, un titolo bellissimo, gettare ponti e guardare avanti, che è un programma di governo. Gettare ponti, uno, il secondo ponte arriverà per Pescara, ma gettare ponti verso altre comunità, verso altri esseri umani, verso altre persone come noi, che vogliono non stare a piangere la crisi, ma vogliono uscire dalla crisi, perché sapendo che la crisi non è una destinazione necessaria e definitiva della vita. La crisi può essere un momento forse di passaggio che ci capita di vivere, ma da qui se ne può uscire, se ne deve uscire, non se ne esce uno per uno, e non ne uscirà il più furbo da solo, non uscirà il più veloce che sgambetta un altro, non uscirà chi sgomita. Dalla crisi si esce tutti assieme, da una crisi ne uscirà una città insieme e un paese insieme. E vorrei dire che da una crisi ne usciremo con dei paesi allargati e con una visione allargata della nostra comunità. E la nostra comunità è la madre mediterranea, la nostra comunità è il mare che ci unisce agli altri e che ci rende molto simili, con parole a volte che sorprendentemente troviamo da una parte all'altra di questi luoghi, con saperi che troviamo simili, con piatti e culture anche agroalimentari che troviamo simili, con modalità di vita che troviamo identiche da una parte all'altra del Mediterraneo, perché siamo stati insieme, perché siamo stati, ci siamo confrontati, qualche volta ci siamo combattuti, ma siamo cresciuti insieme e potremmo tornare a crescere insieme. Guardare avanti. A volte ci attardiamo a guardarci indietro, alle troppe sofferenze che ci portiamo dietro, a qualche dispiacere, a qualche rancore che non ci siamo ancora ostinati a cancellare, a qualche risentimento che dobbiamo invece mettere da parte. Guardiamo avanti invece, guardiamo alla possibilità di costruire per il futuro, guardiamo avanti guardando ai giovani, guardando ai nostri figli, a questi occhi intelligentissimi di studenti, dalle elementari alle medie, sapendo che il futuro è costruito su di loro come pilastri forti come questo ponte, è costruito sulla loro intelligenza e sul lavoro che sapremo fare, sugli investimenti che sapremo fare sulla loro intelligenza, sul sapere che gli metteremo a disposizione, il sapere tradizionale che saremo in grado di tramandare, di passargli, il sapere dei nostri nonni, il sapere dei valori che ci hanno portato fin qui, il sapere dell'educazione che sentiamo forte, ma il sapere anche di oggi, il sapere dei domani, il sapere delle tecnologie, il sapere degli oggetti che loro governano in maniera magica, 100 volte meglio di noi, e dal quale nascerà il lavoro del futuro. Perché il nostro futuro non è solamente fatto dei lavori del passato, ma i lavori del passato li dobbiamo accompagnare nella modernità, dobbiamo saperli trasformare nelle modalità del presente.
E se prima alcune cose le facevamo con le mani e oggi altre cose, le stesse cose le facciamo col telefonino, non possiamo ostinarci ad aspettare che il mondo torni a farlo con le mani. Dobbiamo mettere il nostro lavoro dentro il telefonino, dobbiamo mettere il nostro lavoro dentro gli oggetti di oggi e governarle le tecnologie come nel passato abbiamo saputo governare le tecnologie del passato. E allora il vostro programma, e io capisco che Luciano mi abbia invitato oggi perché quando uno si appresta a fare un percorso importante, impegnativo come quello che lui si appresta a fare, è chiaro che sente di volerlo fare insieme agli altri. E chi partecipa a una comunità politica ha anche il dovere di dare questo tipo di rassicurazione, non sei solo, se serve c'è anche un nostro pensiero da mettere insieme. E i pensieri che oggi presenta qui e presentate qui in questa piazza, tra infrastrutture belle, utili, che migliorano la vita dell'uomo, tra la possibilità di guardare ai nostri fratelli che sono dall'altra parte, ne ha bisogno l'Italia, non ne ha bisogno l'Abruzzo. E tra la necessità di guardare avanti, partendo dall'educazione dei figli e dalla loro intelligenza e la possibilità di governare le tecnologie di oggi e di domani, c'è il vostro programma e c'è il futuro dell'Abruzzo e dell'Italia. Io ringrazio il Presidente Soru per le parole profonde e belle e non mi resta che augurargli un buon ritorno, di dare un saluto al suo popolo, ai suoi concittadini molto vicini ai cittadini abruzzesi per la loro tenacia, perseveranza, laboriosità e tutto quello che contraddistingue due popoli che hanno vissuto in regioni difficili e regioni ancora un po' ai margini dello sviluppo pieno di questa società. Ecco, io dico ancora grazie al Presidente Soru. Adesso presento, come diceva prima il nostro sindaco Luciano D'Alfonso, una persona che è ambasciatore dei sapori d'Abruzzo. Lo presento leggendo alcune sue parole che danno l'essenza del suo essere, del suo vivere e del suo lavoro. Questa è la mia terra, questi sono luoghi in cui vivo, un patrimonio da scoprire, persone ed esperienze, suggestioni che solo la natura con i suoi prodotti migliori sa dare. Qui si incontrano identità, studio, creatività, cibo e territorio. Il mio lavoro è fatto di fatica quotidiana, ricerca ininterrotta, confronto di idee e insieme materia prima d'eccellenza e produzioni autentiche. Questa è l'essenza del mio lavoro, questa è la mia vita, un insieme di incertezze e orgoglio, ma soprattutto voglia di mettermi in gioco. Nico Romito. Buonasera a tutti, per me è molto bello stare qui. Naturalmente non sono un politico, avete, chi non mi conosce, faccio il cuoco. E quando Luciano mi ha chiamato e mi ha invitato, ho detto assolutamente sì, perché stare qui e parlare di cibo, di gastronomia, di cultura materiale, di fronte a voi, ma di fronte ai politici che comunque muovono e decidono delle scelte programmatiche di una regione, di un territorio, è importante raccontare le proprie esperienze, anche far capire delle cose che può darsi non riescono a seguire, non conoscono realmente, perché non è il loro settore, non è la loro sfera dove lavorano. Se leggo la locandina leggo scuola di regione, quindi alta formazione. Io il percorso mio è iniziato 13 anni fa, io non vivevo, sono abruzzese, sono di Rivisondo e ho studiato a Roma, ho fatto studi diversi dal mondo in cui opero oggi, non ho fatto scuola alberghiera, ho fatto altri studi. Per causa di forza maggiore ho ereditato un ristorante a Rivisondoli e la mia idea era di ritornare da Roma a Rivisondoli
continuare per pochi mesi, vendere il ristorante e poi ritornare a Roma. Da lì è nata una passione per questo mondo, per il mondo del, della gastronomia, il mondo del, del cibo e tutto quello soprattutto che ruota dietro al cibo. Il percorso è durato, sono da 13 anni che lavoriamo in Abruzzo, prima a Rivisondo e adesso ci siamo trasferiti a Castel di Sangro con un progetto più ampio intorno al cibo, non solo ristorazione ma formazione. Formazione, quindi abbiamo aperto le porte ai ragazzi abruzzesi e non solo, creando un centro di alta formazione gastronomica. L'ho voluto fortemente creare nella mia regione perché è da qui che io sono nato, da qui che parto, per poi, secondo me è fondamentale, far conoscere il nostro territorio attraverso, nel mio caso, attraverso le produzioni. L'Abruzzo ha un bacino enogastronomico incredibile. Noi partiamo da prodotti ittici a prodotti di collina a prodotti di montagna. Lavorando mi rendo conto che ci sono delle eccellenze che vanno aiutate. Eccellenze vanno aiutate non perché non producono e non hanno delle grandi materie prime, non riescono a produrre, perché non hanno la capacità di far conoscere queste materie prime. Là interviene il cuoco e dovrebbe intervenire la politica, il cuoco come ambasciatore, il cuoco che racconta che cos'è quel prodotto e lo fa scoprire, lo fa conoscere. Quindi da lì nasce l'idea della formazione, di aprire anche alla scuola le porte ai produttori, che vedono nella scuola un loro spazio e una, soprattutto una loro vetrina per fare in modo che le loro eccellenze vengano veicolate attraverso i nostri strumenti, ma soprattutto attraverso i ragazzi che, lavorando con quei prodotti, una volta che hanno finito la scuola, porteranno i loro prodotti negli altri ristoranti abruzzesi e non solo, quindi diventano ambasciatori loro della nostra terra. Immaginiamo oggi un cuoco senza l'agricoltore, non è più un cuoco, cioè che cosa vado a cucinare io se non ho la grande eccellenza del mio territorio? Quindi valorizzare il contadino, valorizzare l'agricoltore e renderlo felice acquistando i loro prodotti vuol dire iniziare a lavorare con prodotti di qualità superiore, che quando un contadino è felice lavora bene, quando non è felice perché noi non valorizziamo i loro prodotti e lavoriamo con produzioni non locali, non ha la capacità di riuscire a vendere il proprio prodotto. Vi faccio un esempio, ma assolutamente senza polemica. Noi abbiamo uno dei più grandi prodotti gastronomici del mondo, che è lo zafferano dell'Aquila. Lo zafferano dell'Aquila ha una produzione di 50 kg annua. Dopo il terremoto dell'Aquila, ahimè, è mancato il mercato aquilano. Però secondo me non è giusto che proprio perché è mancato il mercato aquilano, una produzione mondiale non riesce a essere venduta. Allora lì bisogna intervenire, la politica deve intervenire, deve prendere queste produzioni, ma le deve ascoltare. Cioè io sto qui, sono felice di stare qui perché c'è il dialogo, un cuoco che sta parlando con dei politici e con della gente, quindi racconto il mio lavoro e quindi si conosce di più. Quando c'è conoscenza, c'è formazione e c'è questo scambio di intelligenze, scambio di culture, il sistema può crescere. Quindi politica deve stare, chiedo che debba stare vicino alla gastronomia, al cuoco e quindi al piatto, ma il piatto è inteso come proprio motore di sviluppo di un territorio, quindi produzioni, ragazzi che crescono, ristoranti che lavorano meglio e soprattutto capacità di attrarre un pubblico fuori Abruzzo che viene a scoprire le nostre eccellenze, perché solo con l'eccellenza si traina il territorio e l'eccellenza si traina tutto un sistema vicino. Grazie. Grazie amico Romiti, grazie veramente ancora una volta. Prima di andare avanti voglio salutare e invitare sul palco, anche se solo come invito, l'assessora Annalisa Palozzo, che è presente a questa nostra iniziativa come delegata del sindaco, della sindaca Irene Rapattoni di Cepagatti, annunciando anche, ecco, una giovane signorina, per dire che la politica non è soltanto, voglio dire, Ferrovecchia, anche freschezza, gioventù, ecco, la rappresentanza ce l'abbiamo alle nostre spalle. Ed è un consiglio comunale, quello di Cepagatti, al femminile, che significa in maggioranza donne. Dopo questo breve intervallo do la parola
al sottosegretario Giovanni Lolli per un il titolo non si perde mai. Sottosegretario, il titolo non si perde mai, ecco, perché vorremmo ascoltare da lui un minimo di suo racconto per il futuro, non per il passato, giocato sulla sua esperienza di sottosegretario. Grazie. Prendiamolo come un auspicio per il futuro. Dunque, io vi parlo qui non da sottosegretario, lo farà Giovanni, ma permettetemi, da aquilano terremotato, alle prese con una ricostruzione difficile, complicata, troppo lunga. Di che abbiamo bisogno? Di tante cose, naturalmente, molte cose se deve fare il governo, lo Stato, insomma, con Giovanni ci stiamo lavorando. Ma avremmo bisogno, per esempio, di una regione che svolgesse il proprio compito, che secondo le proprie competenze si occupasse di noi. Quello che per esempio ha fatto qualche anno fa la regione Umbra, la regione Marche, no? Quello che sta facendo in questi giorni il presidente della regione Emilia per la sua terra. Avremo bisogno di un'altra cosa. Avremo bisogno che questa città, che Pescara, rincominci a correre. Dicono che non ci sarà futuro per l'Abruzzo se non si ricostruisce l'Aquila. Io vi dico che non si ricostruisce l'Aquila se Pescara non torna a svolgere la funzione che qualche anno fa aveva cominciato a svolgere. Non serve solo a voi, serve anche a noi, serve a tutto l'Abruzzo. Per questo ci serve una nuova classe dirigente. Perché noi abbiamo ormai sviluppato una classe dirigente, un po' non solo gli altri, qualche volta pure noi, che si è specializzata in una cosa: si fa finta. Allora si fa finta di ricostruire l'Aquila, si fa finta di dragare il porto, si fa finta di risanare i conti dell'Abruzzo, cioè ogni volta che c'è un problema, quelli che hanno la responsabilità di affrontarlo e di risolverlo si dedicano a individuare qualche d'un altro su cui scaricare le colpe. È finito il tempo di quelli che fanno finta, è arrivato il tempo di quelli che fanno per davvero, di quelli cioè che si assumono responsabilità di risolvere i problemi. E quello che mi ha colpito da questo pomeriggio così intenso e così bello è che nessuno ha parlato male di qualche d'un altro. Qua tutti quelli che hanno parlato hanno detto quello che faranno, quello che faremo quando finalmente Pescara, l'Abruzzo ricominceranno a correre. Grazie. Grazie Giovanni Lolli. Proprio perché Giovanni Lolli ha parlato del fare, io non posso che passare la parola a una persona che oggi rappresenta l'Abruzzo nel governo nazionale, una persona sulla quale gli abruzzesi tutti ripongono grande fiducia e grande speranza, a partire dai cittadini dell'Aquila. Per cui do la parola a Giovanni Legnini. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Luciano per questa bella manifestazione, in questa bella cornice. Prima di svolgere qualche riflessione, permettetemi solo nel ringraziare tutti, anch'io, della presenza, della partecipazione, una menzione speciale a tre nostri ospiti, a Renato Soro, che anch'io voglio ringraziare per tutto ciò che ha fatto per il nostro paese, per la sua regione, la splendida Sardegna, e anche, se mi consentite, con lo stimolo continuo che ha dato al nostro partito a fare meglio.